E benvenuti in un nuovo video. Io sono Sara e oggi andremo a fare un video di make up con tutti i prodotti che avevo comprato quando sono andata alla festa di San Ciriaco. Vi lascio qui il link del video, quello che avevo fatto quando sono andata alla festa di San Ciriaco, per farvi vedere tutti i prodotti, quelli che avevo acquistato. Allora, volevo chiedervi scusa in anticipo del rumore che sentite di sottofondo. Purtroppo è molto caldo e quindi ho dovuto mettere un ventilatore, e ahimè purtroppo ho questo ventilatore che fa un casino che non finisce più, un rumore pazzesco. Vi chiedo scusa in anticipo, spero che con il sottofondo della musica questo rumore un po' viene attutito, speriamo. Comunque spero che non vi dia fastidio. Allora, iniziamo subito. Allora, quando avevo comprato i trucchi che avevo fatto vedere quando sono andata alla festa di San Ciriaco, dopo un po' di tempo è arrivata mia mamma e mi ha fatto una sorpresa veramente bella. Mi ha regalato una borsetta, diciamo una borsa, un po' professionale sembra, molto carina, con all'interno altri trucchi della stessa bancarella, quindi li ho riuniti tutti insieme. Grazie mamma, la mia mamma è incredibile, è venuta a casa e mi ha detto: Sara, c'è una sorpresa per te. Io ho fatto: cosa? Chissà cosa sarà. E invece è arrivata con questa borsetta con all'interno qualcosa di quella bancarella, e sono le cose che mi mancavano per fare un trucco quasi completo. Poi c'è stata una piccola diciamo disgrazia, ecco, non proprio disgrazia, una piccola cosa negativa. Ahimè, purtroppo, dopo aver girato il video, mi si è rotto un eccolo trucco qui. Purtroppo quando avevo finito il video, stavo mettendo a posto i trucchi, questo qui mi è cascato e mi si è rotto, e purtroppo non lo posso mettere dentro la borsetta perché è tutto sbriciolato, quindi lo ripongo nel cassettino dove metto tutti i trucchi. Allora, adesso vi faccio vedere la borsettina che mi ha regalato mamma, dove ho riposto tutti i trucchi. Questa è la borsettina, molto molto carina, mi piace tantissimo, è tutta nera ed è molto particolare perché è una borsetta che si può usare anche per viaggiare, una borsa proprio da viaggio, perché è fatta in maniera molto strategica, tra virgolette, dopo vi faccio capire il perché. Allora, ha questi manici neri, fatta così, veramente bella, ha questi bottoni, ecco, di metallo, che servono per una cosa in particolare. All'interno è fatta così, mi piace tanto l'interno perché mi ricorda tanto il muro, diciamo, o anche il pavimento di una casa vecchia, diciamo, delle case antiche. Questo me lo ricorda tantissimo. Io avevo una casa vecchia, avevo questo tipo simile pavimento così, infatti è troppo carino. È foderato questo qui di plastica, molto resistente, lo sento al tatto, molto resistente, speriamo che sia veramente resistente, e dentro è completamente piena, diciamo, tra le cose nuove e le cose vecchie che mia mamma mi ha regalato all'interno. Adesso vi faccio vedere le cosine che mi ha regalato mia mamma, che ho trovato all'interno della borsa. Ho trovato all'interno della borsetta, quando l'ho aperta, queste confezioni di lucida labbra, sono quelle che avevo comprato. Questa qui è quella che avevo comprato. Questa io. È quella che avevo comprato io, che sarebbe Vamp Red e Urban Rose. Mentre quelli che mi ha regalato mamma sono questi due. Questo qui è il Peach e Aubergine, scusate la pronuncia. Questi qui. Ed è uno appunto color pesca. E l'altro è questo color rosso metallizzato, l'ho svocciato e mi è piaciuto veramente tanto. Questo è veramente stupendo. Poi quest'altro Spanish Red e True Nude, il rosso e il nude, il color nude. Cioè, sono veramente contenta, grazie mamma, la devo ringraziare. Poi mi ha regalato un'altra cipria, me ne ha trovate due. Una è quella che avevo comprato anch'io, la nude, io questa me la metto da parte perché non si sa mai, può essere sempre utile un in più di scorta. E poi invece mi ha trovato il light beige, che è ancora più chiaro rispetto a questo, che questo qui appunto lo uso per schiarire il contorno degli occhi.
è veramente bello. Poi quando mamma mi ha regalato la borsetta, mi ha detto: guarda Sara, che ce n'è ancora lì, se vuoi andare a vedere dacci un'occhiata a quello che ti manca. Infatti sono riandata lì e questa cosa me la sono comprata io, e ho trovato una terra, questa qui infatti è color cappuccino. Finalmente ho trovato anche la terra, quindi posso fare, diciamo, non dico proprio un make up completo, ma quasi, perché manca solo il fondotinta, quello lì purtroppo non l'ho trovato. Poi mi ha regalato un altro blush, io avevo questo qui che ho rimesso nella confezione per fare un po' scena, ecco, vedete, l'ho rimesso nella confezione, non datemi per pazza, ma volevo fare una cosa carina, ecco. Dopo ovviamente quando li uso li tolgo le confezioni. Questo qui, quello che ho comprato io, era Rosa Rose, ed è questo rosa scuro, diciamo, quasi tendente un po' al viola, ecco. Mentre questo si chiama Pink Rose ed è più chiaro, diciamo, un rosa più chiaro, un po' rosa scuro e rosa chiaro. Sono veramente contenta, non me lo aspettavo. Quando mamma è arrivata con questa borsetta ero rimasta senza parole. Poi all'interno ho trovato anche una matita per le sopracciglia, che è questa qui, però purtroppo il colore è un po' troppo chiaro, però io lo andrò a utilizzare semplicemente per riempire un po' il contorno dove ci stanno i buchi, per contornare le sopracciglia. Allora, questa è la matita, ve la faccio vedere, dopo vi faccio vedere bene tutti quanti. Eccola, prodotti. Qui, sono riuscita ad aprirlo. La marca è Fashion Professional, è diversa da quell'altra che era Max & More. Da una parte c'è scritto Light, che sarebbe il colore per le sopracciglia, adesso ve lo swatcho, ed è molto chiaro purtroppo, però non importa perché tanto mi serve solo per coprire i buchetti, ecco. E poi da quest'altra parte è un'altra matita che sarebbe Lift, che sarebbe la matita quella per schiarire, diciamo, definire le sopracciglia, sotto le sopracciglia, ed è questo colore qua, proprio nude. Sono veramente contenta, non me lo aspettavo. Poi proprio, quando sono andata a prendere la terra, ho trovato anche un kabuki, questo qua, di questa marca Sibel. È un kabuki molto antico, diciamo, è fatto così. Purtroppo la pecca di questo kabuki, infatti non so se riuscirò a usarlo tanto, vedete, non è molto buono, diciamo, perde una vagonata di peli, e la paura mia è che se lo uso e lo metto a lavare si rovina di più. Allora io lo terrò per bellezza all'interno della pochettina, insomma, per fare un po' di scena. Magari un giorno, se ci riesco, lo utilizzerò, ma per il momento lo utilizzerò così. Questa per bellezza. Questa è la pochettina vuota, l'ho svuotata tutta, fatta così, dentro fatta così, e questa parte rigida, vedete, è fatta così, e vedete, ha questi due bottoncini. Questa si può aprire e diventa praticamente una borsetta rigida, perché se io la vado a chiudere qua è piegata, ma se io vado a mettere all'interno questa parte rigida e vado ad alzare, adesso vi faccio vedere bene, e vado ad alzare le paretine e vado a chiuderle sui lati così, vedete, sto chiudendo proprio i lati, la borsettina risulterà rigida, tutta aperta, vedete, comoda per quando uno va in viaggio e vuole truccarsi, diciamo, velocemente. Ha tutto l'occorrente all'interno e può tranquillamente tenere la borsa aperta senza che ogni volta gli si chiude, diciamo. In viaggio è comodissima, è fatta così, è veramente uno spettacolo. E questa qui è la borsettina. Adesso farò un trucco utilizzando tutti i prodotti che vi ho fatto vedere, e userò delle cose che non sono dei prodotti che stavano nella borsa, perché alcune cose mi mancano, tipo il fondotinta e l'eyeliner. Quelli userò, l'eyeliner, il fondotinta che c'avevo, che ho io di un'altra collezione, ecco. Allora, userò come fondotinta
questo fondotinta qui, molto bello, l'ho provato, mi sono trovata veramente bene. Questo qui è un fondotinta che ho preso quando sono andata alle bancarelle, vi lascio il link del video qui, ed è molto carino. Poi come eyeliner andrò a usare questo qui della Sibella, che anche questo l'ho preso in un altro video di make up, di un altro video haul, ed è questo qui della Sibella con la punta morbida. Andrò a provarlo, diciamo, vediamo se funziona, e inizio subito a fare il trucco.
Da dire su questi trucchi, ahimè, ci sono rimasta veramente male. Allora, la prima cosa che mi ha veramente deluso è la palettina. Questi colori non sono molto pigmentati, non sono sfumabili al 100%, sono troppo chiari, diciamo. Ho provato anche a bagnare il pennello, niente da fare, anzi, bagnando il pennello il colore risulta pastoso e quindi non si riesce proprio a sfumarlo. Sono rimasta veramente male. La palettina purtroppo è un flop, è andata male, insomma, a parte alcuni ombretti, tipo quelli chiari sono molto migliori rispetto a quelli scuri. Vedete questa parte, i colori blu, no? Il colore blu praticamente è più, vedete qui, qui l'avevo sfumato, qui vedete è andato via e non capisco perché, un po' si vede ma leggermente rispetto a qui. Non capisco il motivo per cui questi colori non sono molto sfumabili. Ecco, quindi hai una scelta limitata per fare un trucco, quindi purtroppo questa qui la devo bocciare. Ahimè, però qualche volta ovviamente la utilizzerò, soprattutto per quelli chiari che sono veramente belli, tipo quello che ho usato come colore di transizione non si vedeva assolutamente, cioè proprio non scriveva, e ci sono rimasta veramente male. Peccato, perché la palettina prometteva bene. La seconda cosa che è stato un flop purtroppo è il mascara. Fa una vagonata di crumi. Questa cosa l'avevo già riscontrata, diciamo, però evidentemente si era leggermente seccato. Infatti io sono andata a mettere un po' di questo soluzione per le lenti, per sciogliere un po' il prodotto. Infatti lascia delle briciole, diciamo, quando si asciuga si secca, lascia delle briciole. Non so se qui dentro forse ci stanno le fibre, può essere pure che sono anche le fibre, o può essere pure che il mascara che è andato, ecco, non è perfettamente in forma. Comunque la pecca è questa. La cosa bella era che c'aveva questo bellissimo scovolino, che io adoro perché è in silicone, e prende tantissimo le ciglia. Mi piaceva tantissimo. Ahimè, peccato, questo qui, anche questo lo semi boccio. Ecco, alla fine non è tutto questo esagerato, è brutto a vedere l'effetto con i grumi, però alla fine non è niente male, anche se è un semi flop, ecco, più un po' più bocciato, però questo qui alla fine lo userò lo stesso ogni tanto, così per utilizzarlo, però ahimè anche questo è un floppone. Un altro semi flop, ahimè, è il rossetto, forse perché è caldo. Adesso proverò a metterlo in frigo per rinfrescarlo un po', perché vedo che questi rossetti poverini sudano tantissimo. Infatti adesso io li andrò a mettere un po' in frigorifero per rinfrescarli un po', perché qui dentro la mia stanza effettivamente è un po' caldo, quindi non è un flop ma poco ci manca, ecco, perché il colore, diciamo, risulta molto molto cremoso e mi fa quell'effetto che doppio labbro, come dico io, cioè il labbro sotto va a fare il disegno sul labbro sopra, e quindi non mi piace quell'effetto lì troppo cremoso. Andrò a metterlo in frigo, poi vedremo, la seconda volta lo proverò e vi farò sapere se la resa è migliore. Comunque questo qui ancora non è un flop, però poco ci manca, ecco. Ecco. Per il resto le ciprie, a parte l'illuminante che non illumina niente, l'avevo sbocciato e pareva che illuminava un po', invece alla fine
lo userò semplicemente come un blush, però alla fine è bello il colore, comunque sia è mischiato, mi piace tanto. Questo qui è promosso, promosse anche le ciprie e promossissima la terra, guardate che spettacolo, mi piace tantissimo, molto pigmentate, quindi è perfette, schiariscono bene il contorno occhi, quando lo sono andata a mettere avete visto che proprio l'ha schiarito proprio, veramente bellissime le ciprie. Per la matita delle sopracciglia devo dire che purtroppo ahimè il colore è troppo chiaro, vedete lo stacco tra i miei capelli e il colore delle sopracciglia, comunque non lo boccio perché è veramente bello, perché funge da fissante, quindi posso usarlo anche per cambiare diciamo colore alle sopracciglia, perché ovviamente anche se sono mora, se metto le sopracciglia leggermente più chiare alla fine non è una cosa grave, magari dopo sopra ci andrò a mettere anche un po' di alternerò una matita nera con questa qua, che perché è fissante, è un fissante praticamente a tutti gli effetti, è veramente bello, vedete, riempie abbastanza le sopracciglia. Io purtroppo ho modificato le sopracciglia e questo qui è il risultato, diciamo, adesso ce l'ho molto più spesse rispetto a prima che ce l'avevo sottili, però mi piacciono così, con questa matita le sfina un pochetto rispetto al nero che le riempie proprio, quindi questa qui anche la matita per le sopracciglia, quella chiara diciamo per definire le sopracciglia, mi è piaciuta tantissimo perché proprio le definisce e schiarisce proprio la parte sottostante alle sopracciglia, e il blush è una cosa assurda, è veramente pigmentato, molto pigmentato, infatti avete visto anche il mio sguardo, cioè, oddio quanto è acceso, però è veramente bello, almeno il blush è pigmentato, almeno questo, e niente, in generale questi trucchi sono veramente belli, a parte quelle purtroppo il pezzo forte è andata, e niente, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato idea per una bag da viaggio con tutti i trucchi dentro. Io ovviamente avevo questi, purtroppo non sono perfetti, però l'idea di avere una bag completa da viaggio fa comodo. Se il video vi è piaciuto mettetemi un pollicione in su, polliciatemi tantissimo, commentatemi, fatemi sapere se questa idea vi è piaciuta, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao!